non ha avuto neanche un secondo di tentennamento, nel senso che l'impresa, appunto, come dice lei, non è facile. E quindi rimettersi in gioco, ripartendo, non dico da zero, ma quasi, insomma, è un rischio. È un rischio, ma è un rischio che l'ho preso accettando alla partenza a giugno. Quindi ho avuto il piacere e l'onore che mi hanno dato di allenare questa squadra e quindi lo vado a portare fino in fondo. Guai, guai, non ho assolutamente un secondo di titubanza, ma esattamente per questo motivo. Credo fortemente al lavoro, credo fortemente alla maglia. Mi è stato dato un incarico all'inizio stagione, è stato interrotto, me lo ridanno e io quell'incarico lo voglio portare a termine nel miglior dei modi. Ripeto, io sono un uomo di calcio, sono un uomo di sport vero, lo faccio da tanti anni e che mi vado ad attaccare a questo o quell'altro. Avevo detto solo, espresso che non è, rimasto un po' amareggiato magari nella maniera di farmi percepire, speravo che c'era un infrasettimanale che mi dessero ancora quelle due partite, ma che ci stava tranquillamente quello che la società andava a fare. Quindi non ho mai fatto nessuna polemica, ripeto, su uomo di calcio, come lo dicevo con amarezza chiaramente, però prendo atto di tutto questo. Ti hanno salutato e ieri li hai riprovati, no? Questo che sensazioni ti hanno dato? Chiaramente sensazioni bellissime e che mi fanno anche un pochino preoccupare. Lo dico con affetto verso questi tifosi che mi vogliono bene, che mi hanno dimostrato realmente il loro affetto, perché mi sento di non riuscire, se le cose non vanno bene, a pagarli. E questo mi dispiacerebbe tantissimo. È una responsabilità grossa che mi sento addosso, non me la sento oggi, me la sentivo prima, perché la fiducia non l'ho mai sentita lontano da parte della tifoseria, ma non a me. Guardate che questa tifoseria fino alla partita con la Fiorentina non ha fatto una volta un fischio sullo stadio, è tutto lo stadio, con una grandissima partecipazione dei tifosi, perché lo stadio era sempre pieno e con quei 10.000 persone non si sono mai mancate in tutta quella prima fase. La prima partita che noi abbiamo sbagliato è stata i primi fischi, sono stati con la Fiorentina, perché mi sono assunto in pieno la responsabilità di quella partita. E mi sembra che anche, mi hanno detto, nelle recenti partite sono sempre stati molto vicini alla squadra. Perché c'è un amore, e lo dicevo prima, quelle banalità e retoriche che sembrano retoriche, ma sono la verità, della maglia, sono cose vere. Una città, una provincia stretta attorno e si stringe attorno alla squadra, sicuramente. Sicuramente varierà da partita in partita, a seconda delle letture tattiche che andrò a dare alla partita, visto che è stato fatto anche con continuità. L'avevo già fatto io in 3-4 partite precedenti con un altro modulo, l'interpretazione, perché noi adesso abbiamo bisogno sicuramente di punti di riferimento, delle certezze. E abbiamo bisogno soprattutto di provare a vincere le partite. E quindi per provarsi, le partite si possono vincere in tutti gli schemi, non sono sicuramente i sistemi di gioco, non sono sicuramente quello che ci fa vincere, è una mentalità. Però anche quello ha un suo valore, è il modo in cui si cerca di ottenerlo. E quindi sicuramente. A oggi, come primo acchito, sicuramente ritornerò a giocare con centrocampo a 3, probabilmente con Rombo o altre soluzioni offensive, ma un pochino più offensive, cioè nella media che ho sempre fatto io, diciamo così. Sono riflessioni a 360 gradi, sia l'aspetto tattico, gestionale, e tutto questo è ovvio, ma mi capita anche a voi se durante la giornata della settimana fa un resoconto di come vanno le cose, no? E quindi quando uno lavora deve fare la valutazione per guardare dove sbaglia, per cercare di non sbagliare ancora la volta dopo. E quindi delle riflessioni sicuramente sono state fatte su tutti gli aspetti. Qualcosa ho trovato, ma non è che sia stata una catastrofe, no. E quindi spero che vediamo. Adesso vediamo un pochino l'aspetto, perché sono anche una quarantina di giorni che io non vedo la squadra, vedo lo stato fisico, mentale della squadra, poi decido un po' di corso su tutti gli aspetti, che erano più tattici, mi intendevi la domanda che gestionali. Mister, qual è la prima cosa che ha detto ai giocatori stamattina?
Sì, no, buongiorno, no. Io ho detto ben trovati da parte mia, perché questo è il mio reale pensiero. Perché quando lavori con una squadra e ci metti tutto quello che hai. Quindi ben trovati, davanti abbiamo una montagna da scalare, dobbiamo scalarla veramente con una convinzione straordinaria, veramente mentalmente molto forte. Se non si è forti mentalmente si fa decisamente più fatica. Non sono stato molto lungo in spogliatoio, di solito faccio i prete, tecniche molto lunghe, sono stato un pochino più corto, più stringato.